Eredità Gina Lollobrigida, il gesto incredibile di Andrea Piazzolla. Dopo la morte di Gina Lollobrigida, si è aperto il capitolo riguardante la sua eredità. Poche ore fa, è stato aperto il testamento della compianta attrice e si è scoperto che la donna ha spartito in parti uguali il suo immenso patrimonio. Una metà andrà al figlio Milko Skofic, l'altra metà al suo storico assistente Andrea Piazzolla. Proprio quest'ultimo è intervenuto nell'ultima puntata della Vita in diretta per chiarire la sua posizione. In buona sostanza, l'ex assistente della Lollobrigida ha dichiarato che non prenderà nemmeno un centesimo della fortuna lasciatagli dall'attrice. Tutto perché l'uomo è intenzionato ad usare quei soldi per realizzare i desideri della Lollo. In particolare, quelli di far conoscere l'arte nel mondo e onorare la carriera artistica di Gina. Dunque, Piazzolla, insieme a Orazio Pagani, si impegnerà affinché i desideri dell'attrice vengano rispettati, creando un fondo apposito. Secondo quanto riferito dall'assistente, i soldi che riceverà in eredità li metterà in questo fondo, dedicato proprio a questo scopo. Nel corso della sua ospitata da Alberto Matano, Piazzolla ha voluto anche lanciare una sorta di appello a Milko, il figlio della Lollobrigida. Piazzolla ha infatti invitato l'uomo a fare come lui. Ossia mettere i soldi dell'eredità in questo fondo, per far conoscere l'arte di Gina in tutto il mondo. Insomma, un modo per onorare la memoria della grande diva. Sarà un po' difficile che Milko raccolga l'appello di Andrea Piazzolla, visti i contenziosi legali in atto tra i due. Da ricordare anche che la Lollo, più volte, aveva dichiarato di non voler lasciare nulla al figlio. Lo ha confermato anche il cardiologo dell'attrice, il professor Francesco Ruggero. Secondo quanto raccontato dal medico, la Lollo, al termine delle visite, spesso gli confidava di voler vendersi tutto proprio per non lasciare nulla a Milko. In questi giorni, tra l'altro, si stanno tenendo le udienze del processo, che vede imputato proprio Andrea Piazzolla. Le accuse fanno riferimento a fatti avvenuti tra il 2013 e il 2018, quando Piazzolla, secondo la tesi del PM, avrebbe sottratto beni alla Lollo per un valore di circa 3 milioni di euro. La denuncia era partita proprio da Milko Skofic, dal nipote Dimitri e da Javier Rigao, l'imprenditore spagnolo che continua a sostenere di essere il marito della Lollobrigida. Secondo i tre, in buona sostanza, Piazzolla avrebbe circuito Gina per i suoi interessi. Proprio in riferimento alla causa legale in corso, Piazzolla ha continuato a proclamarsi innocente. Secondo l'uomo, infatti, sarebbe stata proprio la Lollobrigida in persona a voler vendere i suoi oggetti. Non di certo lui. Va anche ricordato che l'attrice, sino a chi è stata in vita, ha sempre difeso Piazzolla da queste accuse. I due avevano un rapporto molto stretto, tanto che l'attrice lo considerava al pari di un figlio. Forse non tutti sanno che Andrea ha vissuto dal 2015 e sino alla morte dell'attrice, proprio nella villa della Lollo insieme alla sua compagna. 2 anni fa è diventato padre di una bimba che ha chiamato proprio Gina. Insomma, un rapporto speciale è quello tra la Lollo e il suo assistente. Vedremo come andrà a finire tutta questa questione legata all'eredità. Secondo voi il figlio impugnerà il testamento? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.